Ilsa, diciamo, è stata molto, cioè abbastanza presente nella nostra famiglia fino a una certa epoca, dopodiché è scomparsa. Io avrò avuto, non so, 12-13 anni. Fino a quel momento noi siamo una famiglia appunto molto numerosa, Ilsa non aveva figli e mio padre era il suo fratello prediletto e quindi veniva sempre per le feste, era generosissima, quindi si caricava di regali, però non voleva assegnarli, bisognava che fosse una lotteria stabilire, allora nascosto ci scambiavamo poi i regali perché lei pretendeva che fosse la sorte a decidere. E quindi è stata una presenza molto così, molto forte fino a una certa e poi dopo ha litigato con mio padre e ha chiuso con tutta la famiglia tranne mio fratello maggiore che ha conservato rapporti fino alla fine, mio fratello Daniele. Noi altri non l'abbiamo praticamente più vista, io una volta l'ho incrociata per la strada, non l'ho nemmeno salutata, lei non mi ha visto, io non l'ho neanche salutata perché poi mi faceva molta paura Elsa aveva un carattere insomma molto, quando litigava era molto violenta, molto mi terrorizzava un po', quindi non è che proprio fossi molto a mio agio con lei, però ecco, certamente da quella stirpe viene l'amore per la lettura, il che non significa, non è vero quello che dice Felice, io ho letto poco, magari ho letto bene, però non è vero che ho letto così tanto, però amo i libri, amo la scrittura, lui lo sa, la preferisco di gran lunga al cinema, quindi preferisco i libri e i film. Vabbè. Sì. Però è perché sono cresciuta in mezzo ai libri, non in mezzo ai film, in provincia si vedeva, qui forse c'avete un cineclub, magari Bari è una grande città, ma dove stavo io non c'erano i cineclub quando ero ragazzina, quindi si vedevano i film, quelli più commerciali, che uno ci andava, ma che è sta roba? Non mi sembrava una cosa seria il cinema. Io il cinema l'ho scoperto molto dopo, arrivando a Roma, a un certo punto ho capito che ero ignorante, che non sapevo niente di cinema, e quindi sono andata in un cineclub a Roma, mi sono presa la tesserina e ho visto, la prima cosa che ho visto è stato un ciclo di Buñuel, me lo ricordo ancora, che è rimasto uno dei miei grandi amori peraltro, Buñuel. Niente, con Elsa è stato questo, io poi per anni e anni non l'ho più vista, attraverso di lei abbiamo conosciuto Pasolini quando ero ragazzina, lei era molto amica di Pasolini, quindi ricordo bene anche Pasolini che è venuto varie volte a casa, insomma, e che fra l'altro avrebbe potuto essere il mio primo regista, perché lui mi chiese a mio padre, ero una bambina io, mi chiese per il Decamerone, e d'altronde mio padre e Elsa ruppero in quell'occasione, perché mio padre subito mi consegnò nelle mani Pasolini dicendo sì perfetto vai, e Elsa giustamente secondo me si arrabbiò moltissimo, disse disgraziato, la rovini, la bambina, ma come il Decamerone, cioè, quindi ci fu questa terribile lite. E io non feci il Decamerone e ancora ringrazio Elsa perché penso che sarebbe stato molto traumatico. Poi l'episodio per cui lui mi voleva alla fine non lo girò più, era l'episodio di Ali Beck. E due figlie nel mondo dell'arte, un'attrice l'avete vista anche in Assolo, Eugenia Costantini, figlia di Laura, e l'altra figliola che appare anche, Agnese, che è una musicista bellissima, come d'altra parte anche Eugenia. E poi però c'è, a un certo punto, un terzo arrivo nella tua vita, la famiglia si allarga, la vuoi raccontare? Io l'ho trovata bellissima e mi pare non indiscreto salutarlo anche. È qui, non lo so se è qui, non ci vedo, quindi ho un bambino di quasi 10 anni che viene dalla Russia e che è arrivato ormai quasi 6 anni fa. Basta così. Si chiama Stiopa. Stiopa, è lì, ciao Stiopa. Ciao Francesco, grazie a te Laura e grazie a tutti voi.